Per me Luchino era come un fratello più piccolo. Sai, il fratellino scemo, quello che si caccia sempre nei guai, anche un po' come se lo facesse apposta. E che mi faceva tenerezza. Prima o poi finiva che lo strozzavo, eh. Che lui era sempre un po' così... Sfigato? Sfortunato. E poi guarda che non è morto per una rissa. Sarà stato anche così sfigato, come dici tu, ma mica era scemo. Stava cagato in carcere. Beh, comunque neanche io ci credo. Tutti quelli che hanno avuto a che fare con lui sono morti, compreso la mia collega. E hanno cercato di ammazzare anche me. Perché? Speravo che me lo dicessi tu. Io dopo quella storia dello stadio non l'ho più visto. E prima... Prima... Aspetta, prima c'è stato il fatto della farmacia. Che farmacia? Aspettavo Luchino nel parcheggio. Poi lui è uscito dalla farmacia, tutto di corsa, in ansia, come se avesse visto qualcosa. E che cosa aveva visto? Ma non lo so, della gente che scendeva da un su. Siamo praticamente scappati subito. Chi erano? Non lo so, non li conosco. E dove sarebbe questa farmacia? Non me lo ricordo più. Ah, non te lo ricordi? Secondo me invece non me lo vuoi dire. Vuoi arrestarmi? Guarda, magari potessi. Ragazzi, che cazzo fate? Tranquilla. Com'è carina la nostra Lara. Non è carina, Max? Molto di più. È proprio una gnocca la nostra Lara. Eh sì, hai ragione. È davvero una gran bella gnocca. Questo aiuta, no? Aiuta cosa? Sì, ci divertiamo a violentarti. Prima di ammazzarti. Larina. È tutto più credibile. Brutta zona di marocchini. Una ragazza sola. Prendila, cazzo, scappa! Aiutatemi! Mi prego, aiutatemi! Va bene, faccio un po' quello che vuole. Io non rispondo più a nulla. Oh, bambina, che cazzo fa? Che cazzo vuoi fare? Adesso ti cavo un occhio. Sei matta, vacci piano. Uno giovane, uno più grande. Sulla cinquantina con i baffi, gli ho visti io. Collega, non è legale. Collega, un cazzo! Adesso gli pianto la con l'occhio e me lo strappo fuori. Uno si chiama Nico. E poi è venuto Max e poi è venuto anche quell'altro. Oddio, ma quelli mi ammazzano! Ti ammazzo io! E allora? Il professore. Lo chiamavano il professore, come andava lui. Ho ricucito la spalla a Nico, gli avevano sparato. Ma sono andati via subito. Chi è sto professore? Non lo so, io conosco solo Max e Nico, ma poco. Brutta gente, il giro della mala, la coca. Non so nient'altro, giuro! E portagli rispetto a Luchino. Papà, fai silenzio.
Io ho sempre considerato Carolina Scapece una mia amica. Perché mai avrei dovuto difenderla se avessi saputo che si stava prendendo gioco di me? E me lo dica lei. Per interesse? No. Il prestigio sociale di dirigere un grande albergo? No. Per piazzarci i suoi genitori, cosa che del resto ha fatto? Io le ho detto di no! Lei può dire quello che vuole, ma io sono una vittima di Carolina, non una sua complice. Se no, perché non me ne sarei scappata anch'io? Per favore, si sieda. Le accuse contro di lei sono molto gravi, signora. Come rappresentante legale della finanziaria di Londra, la responsabilità oggettiva è sua. E poi c'è la provenienza illecita del denaro da lei usato per la transazione, collusione. Insomma, non è uno scherzo. E vista la possibilità che lei, lasciata in libertà, possa inquinare le prove o rendersi irreperibile, mi trovo costretto ad emettere un ordine di custodia cautelare nei suoi confronti. Dispongo quindi che venga immediatamente tradotta nel più vicino istituto penitenziario, in attesa degli sviluppi delle indagini. Appuntato e segua, per favore. La prego di seguirmi. Ho fatto tutto da sola. Viola? Ma come da sola, Viola? Ho infilato il braccio nel termosifone e l'ho piegato. Tutto d'un colpo alla rovescia. Ci vuole solo un po' di coraggio, sai? Tutto bene. No, non ti prego in ospedale, no, ti prego. Tranquillo. Luigi, non ci vuoi andare in ospedale. No. Ti raggiungo presto, eh. How long did you stay in Rome? 2 days. No. Two? 2 days. Oh. Yeah. Can we help? Why do you... But we need a guide for Rome. You show us around? You just take us around Rome? Alla guida. You just get around a bit. Una guida? Sleep around. Where are you staying? Because we don't have anywhere to stay. We're wondering maybe we could stay with you one night. Together. So we you left, yes. That's brilliant. So we could stay for one night. Party tonight. Party tonight. Party. You want a party? Party time. Where? Your place. Your place. Yeah. At your house. Excellent. Hey, lads. It's in there, man. How fuck is this patch? Here, mate. It's a handmade Italian shoe, mate. That's a fucking cow, man. Real bargain. You done it. You didn't buy him, you didn't spend it. I'm gonna shove us up your fucking ass. Where's the money?